Una proiezione e non uno spettacolo itinerante, come doveva essere, ma la prima di Mater Teatro ha dato a tutti i presenti la bella sensazione che l'arte sia finalmente tornata nelle nostre vite dopo un periodo buio dovuto al Covid interminabile. Il progetto, che ha mescolato cinema, teatro e musica, è dedicato alle edicole sacre del centro storico di Arezzo. Sostenuto dal Comune di Arezzo e dalla Fondazione Guido d'Arezzo e patrocinato dalla Diocesi, Mater Teatro trova le proprie radici nell'unione della professionalità, della creatività e della competenza di 5 artisti aretini: Amina Kovacevic, Uberto Kovacevic della Libera Accademia del Teatro, Fernando Maraghini e Maria Erika Pacileo della Fez Film e Silvia Martini dell'associazione Nomad Filodramma. Ci siamo costituiti in una ditta artistica, l'edicola, e questa edicola ha voluto portare così il suo sguardo sulle edicole votive della città, in particolare del centro storico, ma anche grazie alla trasformazione in itinere del progetto da spettacolo in persona, dal vivo a film, abbiamo potuto così avvicinarci anche ad edicole che fossero magari fuori proprio dal centro storico. Laddove lei ha donato alle sue creature una grazia, l'uomo riconoscente ha eretto un piccolo tempio di pietra e di fede. Lo ha colmato di fiori profumati e vi ha acceso una piccola candela, affinché il fedele nei secoli a venire avesse un luogo dove fermarsi e rendere grazie. Alzare gli occhi a un'edicola non sempre ci viene spontaneo, e invece con questa ricerca abbiamo scoperto tante edicole che sono proprio accanto a casa, e per noi in particolare era spontaneo guardare quella di Spinello entrando e uscendo dalla Libera Accademia del Teatro, che è la nostra seconda casa, ma ce ne sono tantissime altre che non avevamo mai visto, perché davvero tante volte si va rapidi nella vita, si corre e solo alzare gli occhi a volte è un lusso che noi ci siamo concessi in un momento in cui tutto era fermo. Noi abbiamo voluto continuare a muoverci, a camminare, e questo progetto ce l'ha concesso. Su mura ancora fresche, create dalla mano dell'uomo, l'artista fissa l'immagine che gli arriva dal cuore, confonde i colori della natura con quelli dell'anima, dal verde delle piante, il grigio della pietra, il marrone della creta, al bianco della rinascita, il rosso della natura divina, l'azzurro della volta celeste.